Dopo essersi trasferito a Karpathos e aver intrapreso la costruzione di un castello, Alboino si trovava di fronte a una nuova sfida, ma anche a una nuova opportunità. Non tutto infatti andò come previsto. Anche se la città di Karpathos fiorì grazie ai suoi sforzi, Alboino si trovò in una situazione difficile, dovendo scegliere tra l'ambizione di conquistare e il dovere di costruire e servire il Basileus. Dopo aver ponderato a lungo, Alboino decise di abbracciare un nuovo titolo, quello di costruttore di città, ottenendo prestigio e riconoscimento, ma rinunciando temporaneamente alle sue mire politiche. Ora, con il prestigio accumulato e con una posizione più forte all'interno dell'impero, Alboino si trovava di fronte a una nuova domanda: continuare a lavorare come cortigiano fedele oppure spingersi oltre, cercando nuove opportunità di conquista? Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3 con Alboino Canalingi, il cinquantenne che ormai è diventato famosissimo in lungo e in largo, perlomeno in Italia e nell'impero romano d'Oriente, perché è riuscito a portare a termine molte missioni per conto di nobili, ma anche del Basileus stesso. Addirittura nelle isole dell'Egeo è conosciuto per aver fondato un'importante città sotto Rodi, nell'isola di Karpathos, e poi è tornato a Costantinopoli per continuare a procedere con i suoi lavori. Ha sviluppato il campo, vabbè, ma queste cose le sapete, e ha adesso una grande ambizione, che è quella di chiedere al Basileus, visto che è un uomo di grande prestigio, veramente tanto prestigio, di ottenere supporto in ogni modo possibile. Prima cosa, voglio provare a vedere se regalare qualcosa al nostro Basileus possa renderlo felice. Io ho diversi oggettini di cui mi posso separare. Guardate, 46 di opinione se regalo il monile dei Canaling, che è un masterwork. Se do la guida del pellegrino oppure il vecchio libro contabile, un 18. Questo Canaling brucia qualcosa che noi non stiamo utilizzando, perché onestamente avere 004 prestigio e 10 opinione della sposa viene considerato un masterwork, in realtà per me è poca roba. Io regalo subito al Basileus questo oggetto, in modo che le relazioni tra noi e lui siano le più alte mai viste. Adesso il Basileus veramente non solo ci conosce e lavora bene con noi, ma è un buon amico. E voglio andarvi a parlare per vedere se abbiamo la possibilità, proprio all'inizio di questo episodio, di ottenere una sponsorship di invasione nei confronti della Bulgaria, del Regno di Bulgaria. Ora, guardate, è una cosa veramente ridicola. Se l'opinione di Re Moimir fosse un filo più bassa, si unirebbe anche lui alla guerra. E la cosa mi fa male, perché veramente io devo veramente trovare un modo. Questo ha 422 uomini attivi al momento, mentre il resto della Bulgaria ne ha 1000, ad esempio, oppure 300. Il fatto è che finché la guerra di liberazione non finisce, noi siamo in guerra contro il re in carica, quindi potremmo essere noi quelli che la terminano, e se la terminiamo come sovrani di Bulgaria, poi possiamo reclutare le leve della Bulgaria stessa contro i ribelli. Il nostro esercito è piccolo, ma cattivo, direi. Abbiamo al momento 300 uomini in armi e 6 cavalieri. Io dico una cosa, io prendo il rischio, anche se questa manovra del regalo non ha funzionato perfettamente, prendo il rischio di chiedere l'invasione della Bulgaria, chiedere soltanto, tra virgolette, soldati, e non chiedere a Bisanzio di unirsi in guerra. Potrei fare anche la cosa opposta, cioè chiedere a lui di entrare in guerra e non ricevo soldati. C'è un problema. Che se entra in guerra lui, decide lui quali città assediare. E io voglio individuare immediatamente dove sta il re di Bulgaria e puntare su quella per catturarlo e per vincerla subito. Quindi prendi i soldati e clicco. Accetta. Se vinco questa guerra, diventerò vassallo del Basileus. No, fammi vedere una cosa però. Aspetta. La sponsorship. Non mi ricordo dov'è l'evento. Volevo vedere.
Posso fare Kingdom Invasion? Merda, mi serve. Devo diventare Exalted Among Men per guadagnare. Ho fatto un errore, ragazzi. Mi servono 700 punti di prestigio ASAP. Subito mi servono. Mi servono 700 punti di prestigio. Karpathos mi dà 42 monete all'anno adesso? Io tipo ne ho investite 40 durante la costruzione. No, 60, 80 durante la costruzione. Adesso faccio praticamente tutte le varie missioni per guadagnare prestigio e denaro. Perché se riesco a guadagnare il casus belli sul regno, è fatta. Qualcosa che mi potrebbe far pagare anche prestigio è andare a caccia. Altri 42? Ma veramente? No, dai. È morto Recaredo, no. Andiamo al mercato, perdiamo denaro e perdiamo stress, ma non guadagniamo prestigio. Proviamo ad andare a caccia. E vediamo se con questa caccia abbiamo modo. Posso guadagnare prestigio tipo chiedendo al Basileus di unir. Raga, ma Karpathos paga tutti gli anni, ma io vedo più 42, però qui vedo 266. Adesso tengo d'occhio questo 266 per vedere. Ui. Abbiamo guadagnato un tratto da cacciatore. Due nove sei. Raga, ogni anno guadagno 42 ducati da Karpathos. Io credevo di non aver fatto un affare, ma ho fatto l'affare del secolo. È tanto, è davvero tanto. Avere i dividendi di una città. È assurda sta cosa. Allora, purtroppo non abbiamo portato a casa il lupo. Ma abbiamo al momento ancora 387 punti di prestigio da fare fino al prossimo livello di fama. Io a questo punto voglio fare una festa al campo, qui a Costantinopoli, e invitare come honor guest l'imperatore. Non si può, vero? Peccato perché sarebbe stato bellissimo. E allora. Ah, posso soltanto il capitano della guardia? Ok, va bene. Honor guest. Recreation, befriend. Sì, recreation va bene. No, io veramente non ho parole. Non ho parole, continuo a guadagnare 42 ducati. Boh. Sarà un bug? Ah, cioè, arriva tutti i mesi il cash? Ok, vediamo. Ah, intanto guardate, il campo ha completato il padiglione di livello 4, che
ci dà più salute, ci dà più provvigioni, ma soprattutto ci va a dare in teoria il secondo Manetan, che adesso dovremmo avere benissimo qui. Quindi con i soldi che abbiamo portiamo a livello 2 i nostri cosiddetti Manetarm. E adesso abbiamo 400 uomini che ci seguono. Primo, è già molto, molto importante. Secondo, ci mancano ancora pochissimi punti di prestigio per essere riconosciuti come degli esaltati tra gli uomini. E se soltanto riuscissimo a portare a termine una missione, che non sia una missione criminale però, una missione di segretezza va bene, ma non una missione criminale. Questo è importante. Vediamo. Oh, buono, buono, 72% di scoprire i segreti di questa signora. 72% di probabilità di scoprire i segreti di questa signora. Karpathos mi paga 41 dividendi ogni mese. Io sto veramente facendo fatica a capire perché. Io sto facendo veramente molta fatica a capire perché. Aspetta un attimo, Rook for Basileus Basileios. No. Spendiamo del denaro. Intanto abbiamo davvero tantissimo denaro, quindi possiamo continuare a migliorare le nostre tende, eccetera, eccetera. Ah, ma questi sono più segreti che io guadagno e praticamente... Ok, adesso siamo arrivati nella fase massima, eseguiamo con un 5% in più. E abbiamo avuto successo, quindi guadagniamo il denaro e il prestigio che ci erano stati promessi. Danger. E niente ragazzi, siamo veramente ad un passo dal massimo livello di prestigio esistente. E adesso voglio provare a vedere Request Interaction, perché non posso aprirlo. Il Basileo dice non ti supporto più l'invasione. Non ci voglio credere. Io non ci voglio credere, ragazzi. I've traveled far and wide, been to places strange and outlandish. The wisdom I have accrued is inimitable, a treasure for any curious learned soul. You will unlock new lifestyle perk or create book and artifact that will increase lifestyle experience. Praticamente posso creare un nuovo lifestyle experience oppure guadagnare un libro, ok. Però non è quello che vorrei fare adesso. Il mio obiettivo, ragazzi, adesso è di diventare Exalted Among Men, perché comunque io credo di... Non so quando, ma credo di poter... Ah, non posso fare un'altra caccia, ok. Credo, signori, di poter richiedere al Basileus un supporto. Devo far passare 4 anni, però. Però magari fra 4 anni sarò più preparato, ecco. Questo è quello che posso pensare. Portiamo il nostro campo, signori, al massimo livello possibile. Perché gli introiti di Karpathos ci permettono veramente di fare cose grandiose. E Karpathos paga dei dividendi spaventosi.
E anche se è un peccato terribile, quello che è successo, cioè non possiamo conquistare, non possiamo chiedere una città in cambio del supporto del Basileus. Io avrei potuto fare una guerra per un ducato, non me la sono sentita perché voglio farla per un regno. A questo punto io un'idea ce l'ho però. Poiché, vi dico questo, poiché abbiamo lavorato tantissimo a Costantinopoli, ma veramente tantissimo, io adesso mi trasferisco al Cairo per iniziare un altro viaggio e fare in modo che Alboino e la sua esperienza aumentino, così come aumenti il suo entourage, la sua forza, i suoi uomini in arme, per poi ad un certo punto capitalizzare, visto che abbiamo le isole delle Geo che ci pagano, ci sponsorizzano alla grande, quindi noi adesso visitiamo l'holding al Cairo con nostro figlio e andiamo subito al castello. Voglio vedere se possiamo reclutare de delle persone che combattono per noi. Guardate che potremmo trovare dei cavalieri. Possiamo chiedere di essere addestrati. Sì, guardate, guadagniamo prowess. Land back e andiamo alla taverna. Perfetto, guadagniamo anche esperienza nel muoversi. No, non voglio vendere artefatti in realtà. Voglio vedere se riesco ad ottenere. Guardate, dei contratti di trasporto sono perfetti perché adesso possiamo praticamente viaggiare in Egitto guadagnando contratti di trasporto e facendo passare quei 4 anni che ci servono per guadagnare la giusta esperienza. A proposito, adesso sblocchiamo Golden Obligation. Chi ha i ganci con noi può darci dei pagamenti profumati e questo ci permetterà di mettere da parte una vera e propria fortuna. E andiamo a Giza a fare il primo contratto. E dobbiamo andare a Santa Caterina, che è qua in Sinai. Ok, d'accordo. Ci servirà però il cammellino Harid Explorer. Abbiamo bisogno delle guide locali per passare il Sinai. E andiamo avanti, ragazzi. E insomma, iniziamo a fare le nostre cosucce. E sapete che cosa penso? Penso che. Ah, intanto no, vi faccio vedere una cosa. Siamo diventati esaltati tra gli uomini. Exalted among men. E abbiamo guadagnato, credo, il livello massimo di viaggiatore. No, 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 non ancora, non ancora. Ok, perfetto. Proving ground completed. Torniamo al nostro campo al Cairo. Chiediamo adesso di potenziare i proving ground a livello 3. Alla fine, che cosa vuol dire? Che i Manetan fanno più danno. Fondamentalmente, questo è l'obiettivo. E io ho la possibilità adesso di creare e promuovere una leggenda, che è la leggenda del pellegrino del mondo. Alboino, questa ve la devo tradurre. Questa racconta del pellegrino Alboino, il pellegrino del mondo, che partì tanto tempo addietro con i suoi sandri e il suo bastone e visitò, fece della sua vita un manifesto di fede. Infatti visitò tantissime città sante, visse a Roma, visitò ovviamente Costantinopoli, si trasferì a Costantinopoli, si convertì alla fede ortodossa e adesso viaggia anche in Terra Santa. E questa cosa, questo viaggio lo uso come scusa, tra virgolette, per iniziare questa cronaca della sua leggenda personale. E adesso voi vedete che io ogni mese perdo denaro. Però io ogni mese guadagno anche denaro che mi arriva da Carpathos come sponsor, perché ho costruito la città e quindi ho gli affitti di tutte le attività produttive. E di conseguenza, secondo me, riesco a pagarmi anche la leggenda. Io la voglio promuovere, ovviamente, e speriamo che vada a buon fine.
Quest'uomo ha un gancio su di noi, giusto? Posso fargli la richiesta per oro, ma posso anche convertirlo direttamente, credo. Demand payment. Sì, ci dà 15 di oro e basta, e non perde prestigio, quindi va bene così. Ok. Facciamo il prossimo contratto con il viaggio. Questa volta dobbiamo andare ad Anakil. Che si trova? Si trova in Etiopia. Vabbè, raga, Alboino qua sta facendo dei giri che sono spettacolari. Sì, allora, va tutto bene, però dopo Danakil vorrei che si andasse ad Angoth e al posto dei... no, ci servono anche i cammelli in realtà. Perché qui ad Angoth è pericoloso, ci sono le montagne. Sì, però va bene così, va bene così. E quando torniamo a casa, customize route, prima di arrivare al Cairo, mi voglio fermare a Giza. Questo sarà un viaggio lunghissimo. Questo sarà un viaggio lunghissimo, ragazzi, è quello che ci serve per distrarci e per dimenticare che il Basileus voleva inizialmente supportare una nostra invasione della Bulgaria, ma poi, visto che abbiamo fatto passare così tanto tempo, ha cambiato idea. Tanto guadagniamo il denaro e il prestigio che ci servono. Attraversiamo l'Etiopia e diamo vita alla missione per l'immortalità. Cioè, Alboino si convince che lui può diventare immortale. Queste cose spero, Alboino, che non ti portino sfiga, perché... Però comunque adesso sta attraversando il grande antico regno di Etiopia. E posso sbloccare ancora un tratto del lifestyle, del learning. Che mi abbassa la possibilità di ammalarmi. All is dark around me. Praticamente vediamo una figura barbuta, eterea di fronte a noi, che ci chiede: Alboino, tu sai perché io ho creato i mortali e li ho fatti tali? Perché questo separa me da te. Tu conoscerai quanto è preziosa la vita e la tua eternità arriverà in paradiso quando sarà il momento, ma per ora ci sono molte persone laggiù che ti aspettano. Praticamente abbiamo un sogno in cui parliamo con Dio, con l'Altissimo in persona, e possiamo scegliere di combattere questa visione, no, io vivrò per sempre, oppure dire sì, finalmente lo capisco, e potenziare lo sconto che mi darà At Peace. Praticamente la leggenda salirà ancora più velocemente. È chiaro che se dico sì, rimarrò in pace, l'obiettivo di vivere per sempre non ce l'avremo, ma io questa quest non la conosco bene e non so se c'è una roba fantasy che ti permette di vivere 200 anni, anche se ci fosse non mi piacerebbe. Quindi mi piace l'idea che Alboino, mentre dorme nell'altopiano etiope in Makuria, incontra Dio e che lo convince che la sua idea di vivere per sempre è sbagliata, ma che verrà conosciuto per essere un grande santo. Ok. Abbiamo curato anche Filomena in tutto questo. Allora, andiamo un attimo al campo perché mi pare di capire che qui le cose siano praticamente messe molto bene. E andiamo a migliorare la Barber Stand ora, che ci aumenta anche un po' di denaro, che non fa mai male. Questo è stato un viaggio, abbiamo visitato anche le piramidi. Abbiamo visitato anche le piramidi. Crimini di passione, possiamo intervenire ed evitare che Andreas faccia del male a Oddone. Intanto è cambiato un capitolo della leggenda, il pellegrino di Dio. Fammela vedere sta cosa. No, aspetta, dove la vedo qui? Sì, però comunque l'unico territorio in cui la leggenda si è sparsa è chiaramente soltanto il Cairo. Che, vabbè, con tutto il rispetto, non essendo neanche cristiano, capite che... non so se qui la leggenda si espanderà tanto, ecco, diciamo così. Dobbiamo fare un viaggio questa volta in Arabia. E visto che andiamo in Arabia, ci fermeremo a Mecca, alla Mecca. E
per apprendere cose molto importanti. Qua il rischio è altissimo ed è un rischio di deserto, però è l'unica parte pericolosa del viaggio ed iniziamo a andare. Tra l'altro vorrei capire a che punto sto con Wanderer, quasi arrivato al massimo, non male. Togliamo la pausa. È l'anno del Signore 902 e Alboino continua la sua fase egiziana e si è un po' dimenticato della sua ambizione, diciamo così, regale, e continua i suoi viaggi e continua la sua leggenda personale dopo che il Basileo si è detto no e dice: tornerò e ti convincerò. Possiamo conquistare un puzzle misterioso, ragazzi. Conquistare, comprare, lo compro perché ci dà la possibilità di avere learning per stress più 2, quindi è 0. Learn a language, beh, non è utilissimo in realtà. Pensavo fosse meglio, ma pazienza. Carpathos continua a riempirci di dividendi comunque. Siamo a dei livelli imbarazzanti di dividendi. Carpathos sembra Las Vegas. È una battuta, ma il senso l'avete capito. Miglioriamo. Miglioriamo con i Surgeon Tool il nostro barbiere. Cioè, praticamente possiamo avere anche la chirurgia nel nostro campo. E in generale poi miglioriamo tutto il campo. Spiagge lontane. Allora, ah, ci riconoscono, siamo il costruttore di città. Ah, potremmo accettare la cultura egizia? Oddio. Perhaps a Lombard should find a home here. Preparing invasion, cosa? Per 15 anni, Man at Arms meno 15%. Signori, il sigillo di Dio. Che viene riconosciuto come il grande costruttore di città anche al Cairo. Inizia a pensare, sì, il Cairo in realtà dovrebbe diventare patria dei Longobardi. Beh, se ciò accadesse sarebbe decisamente pesantuccio, se ciò accadesse. Magari non accade, però se accade. Però se accade. Aspettate. Ah, posso cambiare il secondo in carica. Fatemi di vedere, per favore, se ho... Allora, la seconda in carica, Visigarda, mia figlia, mi dà più 2 su tutto come il vecchio. Chief Forager. Theodotos può diventarlo. Chef Cook. Acatios, il cavaliere, che ha 28 in spionaggio. E Bodyguard, Policarpos. Anzi, Innocenzo il leone, solo perché si chiama il leone, guardate. Quindi praticamente adesso abbiamo un po' di gente in più. No, beh, l'idea adesso di avere, in tutta onestà, mi piace molto. L'idea di avere, scusate, che cosa? Uno sconto per preparare un esercito mentre noi potremmo invadere l'Egitto. Ma cosa posso costruire? L'Horse Run e basta? Nike Barding Drill? The Stamp per gli arcieri. Personal Bout. Heavy Infantry Damage è questo quello che voglio fare. Voglio costruire nel mio campo una zona dove i Men at Arms di fanteria pesante si possono addestrare e diventare sempre più forti. Ok. Facciamo una cosa. Bene così. Benissimo così. Spostiamo il campo, per favore, a Gerusalemme. Perché il Cairo l'abbiamo conosciuto,
Adesso andiamo nella città santa di Gerusalemme e vediamo se troviamo lavoro e fortuna anche da queste parti. Anche perché poi, se ho capito bene, la leggenda personale al Cairo, cioè la leggenda di Santo Alboino esiste. A tearful petition. Tutta la luce brilla così bene che la mia tenda sembra che, insomma, nella mia tenda sembra che sia mattino, dice il mio cavaliere Acacios. Io sono davvero un'anima pia. Me lo dico da solo. Me la canto e me la suono? Funzionerà? Sì. Abbiamo aggiunto un nuovo capitolo a Pellegrino del Mondo. Allora. Andiamo a fare qualche lavoro anche in Terra Santa per gestire. Qui ci sono. Ho appena scoperto un segreto di un califfo. Fatemelo vedere però il califfo, scusate. Eccolo qua. Abbiamo scoperto che il califfo degli Abbasidi ha un segreto. Io posso dirgli ascolta. Ah, l'amante. Cioè, questa è bellissima. Non soltanto gli abbiamo parlato e gli abbiamo detto che sappiamo che ha un amante, abbiamo quindi guadagnato un gancio forte nei suoi confronti che possiamo sfruttare chiedendogli un pagamento, chiedendogli addirittura di promuovere la leggenda, cosa che ovviamente non può fare, però ci può dare un piccolo pagamento. È poca roba, però io questi soldi li porto a casa soltanto per il gusto di poter dire sì, ho minacciato il califfo e lui chiaramente ha accettato. Ora c'è una missione estremamente importante che però ci porta lungo le montagne, ragazzi, della Turchia. E questo sarà un viaggio molto lungo. Parliamo l'arabo. Ah, il Buino parla fluentemente l'arabo. Ho appena scoperto. Vabbè ragazzi, questo episodio è andato in una direzione completamente opposta a quella che avevo in mente, ma proprio completamente. Guardate intanto la Bulgaria cosa è diventata. Forse è andata bene così, forse è andata bene che io non abbia accettato di diventare re di Bulgaria. Forse. Ma in questo viaggio in cui siamo stati al Cairo e a Gerusalemme, sicuramente abbiamo fatto dei grandi progressi. Ora vedete, questo è un episodio estremamente lungo, ma le acque del Giordano. Minor penalty. Ok. Vomitiamole, per favore, che non voglio morire. E quello che voglio fare una volta che sono a Gerusalemme per concludere questo episodio è il pellegrinaggio Pio, chiaramente, e proprio Gerusalemme. Ah, non è valido? Beh, allora andiamo ad Antiochia. Andiamo ad Antiochia a fare il pellegrinaggio e faremo il pellegrinaggio a Gerusalemme quando saremo in una prossima città. Molto banalmente. Tanto andiamo nei ground e miglioriamo le altre strutture. Costruiamo il training circle. Spearman damage? No, in realtà no. Archer nemmeno. Cavalleria. Prendiamo la pausa. E siamo arrivati. Siamo arrivati. Ovviamente questo pellegrinaggio ci sarà d'aiuto per il nostro percorso. Io mi fermo qua, vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo episodio.